Allora, oggi 8 luglio 2014 siamo al Tribunale di Belluno con Nico Paolon del Comitato Acqua Bene Comune. Ci puoi spiegare perché siamo proprio oggi qui in Tribunale? Perché oggi c'è la seconda udienza del processo della Valle del Mis, dove sono imputato. Il reato che mi viene contestato è quello di aver disobbedito sostanzialmente alla prescrizione del questore che ci vietava per quel giorno di entrare in un'area del cantiere della Eva Valsabbia. È un'area del cantiere che riguarda sostanzialmente la costruzione e la realizzazione di una centrale idroelettrica all'interno del Parco Nazionale dei Dolomiti Bellunesi, una centrale idroelettrica a nostro modo di vedere abusiva, tant'è che una sentenza della Corte di Cassazione ha bloccato i lavori proprio perché ha considerato questa centrale idroelettrica illegittima, perché va contro la legge sulla tutela delle aree parco. Siccome a un anno da quella sentenza ancora i lavori per il ripristino ambientale di quell'area non erano stati fatti e avevamo, dai sopralluoghi che avevamo fatto nei giorni precedenti, avevamo visto che l'area era in totale abbandono con rischi anche per ambientali notevoli, perché l'area di cantiere presentava l'abbandono di numerose immondizie, numerosi rifiuti dovuti proprio alla lavorazione dell'area. Abbiamo deciso, siccome le autorità competenti non si muovevano a ripulire l'area o obbligavano la Valsabbia a ripulire l'area, abbiamo deciso noi di fare una pulizia. Siamo andati quindi a pulire un'area che era diventata una vera e propria discarica abusiva, quindi abbiamo fatto un gesto per innanzitutto vero e concreto, perché abbiamo ripulito l'area da delle immondizie abbandonate, e poi anche per sollecitare le autorità competenti a far sì che questo ripristino iniziasse nel più veloce tempo possibile. Tanto è vero che c'era stato 2 mesi prima la nostra iniziativa una delibera della giunta regionale che individuava nel genio civile l'amministratore che avrebbe dovuto iniziare questa pratica di ripristino dei luoghi. A 2 mesi da quella delibera nessuno si era mosso, per cui noi abbiamo fatto questa iniziativa, un'iniziativa che ha avuto anche successo perché, guarda caso, 9 giorni dopo la nostra iniziativa il genio civile ha emanato un decreto che chiedeva, o meglio intimava la Eva Valsabbia di ripulire quei luoghi. Sostanzialmente quindi siamo in una situazione paradossale, perché io e il Comitato Acqua Bene Comune oggi ci troviamo a processo per aver ripulito una discarica abusiva, mentre coloro che hanno dato le autorizzazioni per questa opera, che di fatto è abusiva, ancora non hanno pagato. Non c'è un amministratore pubblico, non c'è un dirigente pubblico che ha dato queste concessioni ad oggi che è stato sollevato dall'incarico. Quindi siamo nel paradosso più totale, che chi ha lottato per ripristinare la legalità in quei luoghi e la legittimità di quei luoghi oggi si trova a processo, e chi invece ha eluso la legalità e la legittimità ancora non ha pagato. Per cui noi vogliamo ovviamente non soltanto giustizia per quello che sta succedendo, ma anche vogliamo immediatamente il ripristino dell'area, perché è un'area di alto valore naturalistico, un'area importante per il territorio bellunese.